Quando qualcuno scompare, abbiamo il brutto vizio di chiamarci tutti amici, ma in questo studio entra un amico vero, leale, un fratello per Minoretano, Paolo Nicoli. Buongiorno. L'ho dovuto dire. Buongiorno, grazie, Paolo. Grazie. L'ho grazie, dovuto grazie. Dire perché... Buongiorno, buongiorno anche a casa. Siamo tutti bravi, sai. E poi dopo... Ma ci siamo visti... Siamo visti molte volte con Mino, è stato il mio artefice per quanto riguarda diciamo il mio tuo primo successo. Esatto. Tu devo dire che... arrivi alla scuderia della casa discografica di Minoretano. Era l'Ariston, già, l'Ariston. Esatto. Mino era già un mito. Ma di fatto quando io l'ho visto, l'ho sempre detto, io ero andato a vederlo in un concerto vicino a Bologna, ma non avevo ancora vinto Castrocaro, ero ancora un cantante. Alle prime armi, nel senso di popolarità, non ero nessuno proprio. E poi vincendo Castrocaro sono piombato all'Ariston e quando lo vidi per la prima volta ho sempre detto, mi è parso di vedere la Madonna, insomma, perché... Ah, beh, lo capisco, posso stando, capire... Stando in tema... lo so, posso capire che per... Perché c'era questa attrazione musicale di... Senti, allora Paolo, facci tornare a quei tempi. Sì. Un artista come te, che già ormai era già esploso, però, voglio dire, aveva ancora la sudditanza nei confronti... Ognuno di noi ce l'ha, dei grandi miti. Cosa trovava? Perché ti piaceva l'artista Minoretano? Che cos'era di lui? Ma innanzitutto per la sua grande sensibilità, che è stata sempre una persona molto sensibile, a dispetto anche di alcuni critici che scambiavano questo suo essere alla mano come una, chiamiamola, difficoltà di affrontare la gente. Poi quando andava sul palco invece era una bomba, era una... lui dava tutto per il palco, dava veramente tutto. Cioè non è che... guarda, io mi ci vedo un attimo, perché anch'io sul palco, cioè anche con la febbre 39 e mezzo, ho fatto dei concerti senza... perché scatta una lucina rossa che poi parti e vai, poi quando finisci sei finito, sei proprio crolli. E lui è uguale. Lui cioè, uguale, ce l'aveva questa uguale, grinta, aveva, questa sì, passione. Era innamorato del suo mestiere, della musica, era innamorato delle persone che lo circondavano, a partire dai fratelli, era innamorato della sua vita in Calabria. Quante volte ha cantato la sua Calabria, quante volte lui si è visto come l'ambasciatore della Calabria nel mondo, che poi l'hanno decretato ambasciatore della Calabria nel mondo. Paolo, noi spesso dimentichiamo che Minoretano non è stato solo un cantante, Minoretano è stato autore per i più grandi, è stato anche tuo autore, attenzione, sì, perché poi sapeva cos'era la musica e sapeva anche scrivere. Lui solitamente componeva al pianoforte. Era poco forse. Io l'ho sempre visto le cose che con mi faceva sentire lì, al pianoforte. E quando è stato il momento di Perché l'hai fatto, ipotesi che ha composto insieme al fratello Franco, il testo è stato scritto da Donata Giachini, che è poi è diventata una grande giornalista, direttrice di alcuni settimanali importanti, autrice anche con altri cantanti di altre canzoni. Lui componeva sempre al pianoforte e quindi lui ci metteva l'anima, e Perché l'hai fatto, ipotesi, non dovevo forse farla neanch'io quella canzone, ma quando sentì il provino disse no, questa qua è tua. Poi ti racconto un piccolo aneddoto. Dai. Perché l'hai fatto? Forse a suo dire, allora, doveva fare Sanremo, forse, non lo so, però me la raccontarono così. E io, avendo vinto Castrocaro nel 68, di diritto sarei dovuto andare a Sanremo nel 69. Però la sfortuna, ma la fortuna che esatto, si è dimostrata in un secondo certo tempo, a Sanremo quell'anno c'era come organizzatore Radaelli, Ezio Radaelli, che era l'organizzatore del Cantagiro. Era vera che era l'organizzatore di Castrocaro, perse l'appalto praticamente. E allora io non andai a Sanremo con quella canzone, mi dicono, e Mino si batté talmente tanto, fa no, deve andare in un'altra manifestazione. E fu la mia fortuna, perché feci il disco per l'estate e il Cantagiro, che confermò il successo del disco per l'estate. Come vedi, tutto sempre qua, così. Tutto torna. No? La porta che si chiude no. Poi dopo consente la situazione, l'apertura di altre porte. Paolo, con la tua voce, tu hai fatto molto bene, perché adesso che sovrapponiamo le immagini, è vero, tutti e due avete una passione tale da accendere il cuore di chi vi ascolta. E allora vi facciamo ascoltare, chiaramente dal vivo, quando c'è Paolo Mendi. Va bene. Io avevo un cuore e una ragione di più. Sì. Sentite la potenza.
questa musica di questo testo. Perché beh, ce l'hai. Ma c'era l'anima anche in queste canzoni. C'era ed l'anima. È quella che noi vogliamo che risentire. Conta, che conta. Paolo Bengoli. Grazie. Grazie. Difficilissima. Ma poi c'è anche un aneddoto su un'altra canzone, cioè perché l'hai fatto. Me lo vuoi poi raccontare dopo la pubblicità? Dopo. Perché guarda qua, che c'è scritto la pubblicità. A dopo. Una coppia di fatto. Siamo nel decennale della scomparsa di Nino Reitano. È un vero amico, Paolo Bengoli. Grazie. Ci sta. Grazie. Riempendo il cuore, devo dire, di aneddoti e storie bellissime. Tu mi stavi accennando a un aneddoto di un'altra canzone. Prima di dire che nella storia d'amore grande tra Patrizia e Mino ci hai messo lo zampino un po' pure te. Sai com'è. Come dire, così. Che canzone mi dicevi? Ho dato prima il mio benestare. No, non è vero, come non dire? È vero. Dai, la conoscevi no, tutto da nasce, prima. Tutto nasce perché io conoscevo Patrizia Vernola, il papà, che è un giornalista molto bravo di Bologna. E quindi io avevo un negozio di abbigliamento a Lourdes, delle volte lei in quel periodo veniva a comprare. E un bel giorno io ricevo una telefonata da Mino che mi dice: io domani vengo a Bologna. Oh.
Vengo a Bologna e vengo a trovare Patrizia, non sapevo ancora niente. E se tu dici qualcosa, ti rovino. Allora io ho detto... Che poi calabrese, minorità. Beh, secondo te io mi metto contro un calabrese. Dico, stai scherzando? Cioè, forse non hai capito che i bolognesi non parlano, vedono, non sentono. Ecco. E quindi venne, ci vedemmo al volo in un bar lì velocemente, in bar di via Marconi. Tu avevi subito capito che quest'uomo sì. C'aveva già la fiamma nel cuore. Sì, perché gli piaceva moltissimo. E invece con lei dissi scherzando, una bolognese che prende un calabrese. Con un calabrese, ma cosa vuoi? Scherzando, Poi la cosa più bella era il 77, credo. Un giorno io dovevo andare a Milano, io vado a Milano e prendo il treno, normale, come si prende per andare in macchina, non ci andavo ma volentieri perché si faceva fatica. Da Milano e c'erano ancora gli scompartimenti, io vado su questo treno e vedevo tutto pieno. Poi vedo uno scompartimento con le tendine tirate. Oh, sì, dico, ci siamo, vado! È mio! Toc. No, ma che tocca! No, io ho aperto, chi c'era dentro? Mino e Patrizia! Allora, allora Patrizia lo racconta questo. Oppla, mo beccati. Bene, buon viaggio, arrivederci. Okay, bye bye. Pensa che stavano andando a Milano nel programma di Mike Buongiorno per annunciare il loro matrimonio, avrebbero chiesto a Mike di diventare loro testimone. È vero, così fu. Vedete? Una storia d'amore bellissima, tra l'altro. Una donna Una storia forte. D'amore che ha portato ad avere due figlie fantastiche. E lui negli ultimi anni, negli ultimi tempi, l'ho visto anche in una trasmissione in Rai, era impazzito per la nascita della nipotina, Giulia. Era impazzito proprio perché non, era la sua gioia. Senti Paolo, ce lo racconti tu, cos'era questa indole di un uomo tostissimo, da buon calabrese? Tutti lo ricordano come un buono, qualcuno si era permesso anche di dire che era, come dire, buonismo, non era tanto... E invece no, si era permesso di fare delle affermazioni, ma delle affermazioni che tutto sommato poi gli si sono ritorte contro anche queste persone, quindi affermazioni che io non sono mai creduto, come è successo per altri artisti italiani. Lui ha sempre portato l'amore in giro per il mondo, l'amore in giro per l'Italia e per il mondo. Io mi ricordo che quando andavo in Australia, per sentito dire questo perché non ero con lui, o in America o in Canada, la gente impazziva, cioè la gente impazziva per questo suo modo di fare. Cioè, io scherzavo sempre con lui, e lo sa anche Patrizia, e che lui mi diceva, ma tu scherzi sempre, E lui diceva, Mino, allora, 10 milioni, no, 100 milioni per metterti sul palco, per vedere... Cioè, 1 milione per mettersi sul palco e 100 milioni per toglierti dal palco. Cioè, non è che... Perché stava sempre lì. Stava sempre lì ed era così. Un'altra cosa velocissima. Dai, racconta. Ci abbiamo ancora qualche minuto, dai. Stadio Cappelli di Milano. Nazionale cantanti ai primi tempi. Credo che fosse l'81, 82. Lui in che ruolo giocava? Giocava, avanti, cioè lui voleva fare il gol, quindi era una punta. E questa è la foto di quella partita. Guardate. E a un certo momento, dopo 35 minuti, credo, adesso se la memoria mi inganna, la vecchiaia è quella che è, preso una pallonata in un occhio. Te o lui? Lui, diva una pallonata. E okay, dico, Mino, ma cos'è? Sì, ma niente. Poi mentre giocava... Continuava. E io gli dissi, Mino, ma vai, c'è l'ambulanza. E lui mi disse, no, perché... Da notare che in panchina c'erano altri 3 o 4 ragazzi cantanti. Certo. No, fa perché se poi esco io rimanete in 10 e poi... Ma che rimaniamo in 10, dico! Se no degli altri! Modo di far... Intanto, grazie! Ebbe il distaccamento della retina. Senti, io devo dire, quando parla Mengoli mi distraggo di tutto, quindi io non so cosa è andato in onda, perché c'erano un sacco di fotografie vostre. E questa è quella partita, c'era Morandi, c'era Giacobbe, c'era Fogli, perché lui Fogli, era tra quelli Gianni che Bella. Come te ci avevate creduto da subito sul potenziale di questa squadra, di quello che avrebbe fatto nel tempo. Ma io, qui eravamo a Pesaro, dove... a Caserta eravamo qua, la Reggia d'Oro di Caserta. Dove io vinsi un premio e anche lui vinse un premio.
Ma ci abbiamo creduto subito perché secondo me lo sport e la musica sono due straordinari veicoli di comunicazione. È vero. Non c'è bisogno della lingua. Guardateli, guardate, vabbè. Qua eravamo al disco per l'estate. Dai, grazie. Disco per l'estate. Perdonatemi se sono passate prima, ma non me ne ero proprio accorto. Disco per l'estate 71. Gianicchi. Lui su 56 cantanti c'era Albano, c'erano Nicky Puttana, i più bei nomi della canzone italiana. Lui arrivò prima, i finalisti erano 12. Lui arrivò prima con Nel tempo delle more e io 12esimo con Ora ridi con me, che era la sua canzone. Lui primo, io 12esimo. Meraviglioso. Però arrivai in finale. Arrivai in finale. Paolo, come arrivi a Perché l'hai fatto, che per tutti è la canzone di Mengoli? Ma ci arrivo grazie a lui, perché me la propose. Mancava il testo, perché si chiamava A casa mia, e appunto Donata Giachini, parlandoci un attimo così, mi portò a questo Perché l'hai fatto, e mi vide forse giovane, un ragazzino. Grintoso, e pensava che poi fossi già... No, Suvio, quindi, no, così! Allora, cornuto! E si dice, ti faccio una storia su di te. E questa è la storia, poi è stato anche, devo dire, il team, insomma, Paolo Mengoli, e Perché l'hai fatto. Dai, su, come va bene, va bene. Vai. Ok, grazie, 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 grazie. Bene, bene. Allora, facciamo una cosa nuova, dai. Quando c'è Perché l'hai fatto, voi vi alzate su, battendo le mani, a tempo, e poi vi sedete subito. Tutte le volte che c'è Perché l'hai fatto, va bene? Ok, vai. Come ogni giorno al solito posto, e invece t'ho incontrata per caso insieme a lui. Sera, si spengono le luci, non posso più dormire, ma penso ancora a te. Stavi con me, i miei occhi nel buio ora piangono te. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no. Perché ginocchia arrugginite qua, su, vai, seduti. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero miei, e invece no. Perché hai voluto fargli del male, per forza adesso devo accettare. Grazie. Dopo passate, datemi l'IBAN. Sì, non per... mi preoccupare, hai fatto riabilitazione gratuita al pubblico di Bel Tempo, si spera. Grazie a te. Grazie a voi dell'invito sempre. Di aver restituito un ricordo bellissimo di una presenza che non se ne andrà mai. Ma la cosa principale al volo è che lui era veramente innamorato di Patrizia e si è visto anche durante la sua vita qua da noi. Ciao. Paolo Mengoli, Monica, a te, il mio medico.
Grazie. 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 Grazie.